abbiamo visto nascere questa parte riciclabile in più vicino a casa, che è una cosa che comunque ci fa molto piacere. Però abbiamo visto che installavano questa barriera che da subito ci è sembrata una cosa strana, quanto non l'ho mai vista. E dopo, quando l'hanno finita, abbiamo provato il passaggio e in effetti era un passaggio difficoltoso, quindi riteniamo che non faciliti comunque l'uso del riciclabile in ogni caso. Ecco, allora, proprio per essere puntigliosi, il problema non è tanto avere una barriera che spezza la discesa, che magari può anche essere giusta, no? Il problema è questa barriera. È questo tipo di barriera che sì, probabilmente crea difficoltà, e soprattutto io pensavo anche se hai dei bimbi che vanno in bici, non so, davanti a te, ti sfuggono, loro passano agilmente, arrivi tu, sei più impacciato nel passaggio e loro sono già in mezzo alla strada. Okay. Probabilmente. Non lo so, è per dire una cosa però può in estremo. Vedere, certo. E poi avete scoperto che invece uno scooter ci passa. Sì, uno scooter quantomeno ci passa facilmente come questa bicicletta. È da modificare quello lì. Certo che il bambino là che viene in senso con la testa a momenti. Vai, vai.